Eccoci tornati, tornati sempre a Buongiorno con Amore. Sono molto felice di accogliere il prossimo ospite. Lui è stato uno dei grandi protagonisti di questo 72esimo Festival di Sanremo. Con la sua perfetta così diamo il benvenuto ad H7. Ciao H, come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Bene, bene, grazie mille, grazie a te per essere con noi e questo festival appunto che ti ha visto protagonista con questo tuo singolo Perfetta Così. Partiamo proprio da qui, partiamo dalla tua canzone che parla tanto di un tema importante, un tema mi verrebbe da dire sempre verde, ma un tema che oggi più che mai va sottolineato e ricordato, quello dell'accettazione di se stessi. Sei partito da te stesso per scrivere di questo brano, è un testo autobiografico? Praticamente autobiografico. Perché ho avuto un periodo in cui non riuscivo ad accettarmi e con l'aiuto comunque delle persone al mio fianco, con la consapevolezza pian piano di ciò che fossi, ho superato questa fase e sentivo il bisogno di trascriverne, ma mi sembrava scontato farlo parlando di me. Quindi sentivo anche il bisogno di dover interfacciare sul brano una persona che non fossi io. Quindi ho preso la figura di una donna che per me è la figura più importante della mia vita, che è mia madre. È come se io avessi consigliato a mia madre di sentirsi perfetta così, ma in realtà era rivolto a me. Insomma, H, cambiare e non cambiare. Sanremo come ti ha cambiato? Ma poi in generale come sei cambiato tu in questi anni? Mi ha cambiato sì, perché comunque ha cambiato le mie insicurezze, ha cambiato il fatto appunto che non mi accettassi, ma non solo magari a livello estetico, parlo proprio anche a livello personale, a livello caratteriale. E è stato un percorso che pian piano, col team giusto vicino, con le persone che comunque a prescindere dal lato lavorativo c'era comunque un affetto personale, mi hanno aiutato tantissimo, pian piano l'ho superato e oggi c'è un Luca più consapevole, ma che ha, cioè, sicuramente sa che deve imparare tantissimo ancora, perché per me è ancora tutto all'inizio. In qualche modo questo singolo H ci racconta, no, che bisogna essere perfetti così come si è, cioè senza modificarsi, senza subire troppe trasformazioni, no? Cosa significa secondo te amarsi e come soprattutto si può riuscire ad amare se stessi? C'è un modo davvero per amarsi secondo te? Allora, io ti ringrazio per la domanda. Io penso che amarsi veramente è difficile, cioè nel senso è un percorso che bisogna fare ed è molto 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 lungo. Io ci ho messo veramente anni per far accadere ciò, però penso anche che in realtà ci voglia un secondo per far sì che tu possa amarti, perché la realizzazione del fatto stesso si realizza in un secondo ed è proprio quando si accende quella lampadina, non magari sulla consapevolezza, su sentirsi forti, ma alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire: oh, io sto bene così, a me non interessa di quello che dicono gli altri, io mi sveglio la mattina con una luce, apro le finestre e sento che oggi è una bella giornata. Questo per me è accettarsi, questo per me è sentirsi bene con se stessi, e nel momento in cui io, Luca, mi inizio a sentire bene con me stesso, gli altri staranno bene con me. Un Luca diverso, stiamo scoprendo un Luca diverso, anche molto diverso rispetto a Luca che chi ti segue da sempre ha conosciuto anche da amici. Quanto sei cresciuto da amici ad oggi e oggi ti senti più Luca o più H7? Allora, io quello che posso dirti è che ad amici probabilmente c'era H che stava diventando Luca e a Sanremo c'era Luca. Posso dirti questo, ero me stesso e ho cercato di dare il massimo, sono strafelice di tutto il percorso di Sanremo, per me è la prima volta, per me già è tanto, già una vittoria essere qui e spero che il fatto che io mi sia sentito Luca sul palco sia arrivato. Nel tuo testo dici: non è facile specchiarsi e mettersi alla prova. Tu ti sei messo alla prova, ovviamente andando sul palco dell'Ariston, salendo sul palco del Festival di Sanremo, ma l'hai sentita fino in fondo questa responsabilità, Luca? La responsabilità io la sento sempre, cioè anche nel vivere quotidianamente, perché per me è importante lanciare un messaggio. Però comunque io sono dell'opinione che una persona debba esprimere ciò che sa o ciò che ha vissuto. E io posso dirti che ho vissuto determinate situazioni e so cosa vuol dire avere difficoltà a specchiarsi, e per me lanciare un messaggio sul palco di Sanremo, che ha un pubblico così vasto, è molto importante. Uno dei fattori principali che voglio fare, voglio portare a Sanremo, è proprio lanciare un messaggio e far sì che chi ne ha bisogno possa trarre dalla musica una sorta di terapia.
Tra i tuoi altri progetti c'è anche un libro, no? Sette vite, che è un'autobiografia che tu scrivi all'età di 21 anni praticamente. Raccontare di te, cioè guardare nella tua profonda interiorità, nel tuo intimo, è stato facile? Che esperienza è stata scrivere di te? Per me è stata un'esperienza incredibile, perché è stato quasi come fosse una seduta psicologica, perché ho dovuto riprendere il mio passato ma a mente lucida. Mi sono messo praticamente a nudo e ne ho sentito il bisogno nel momento in cui ho iniziato casualmente a parlare della mia vita con alcuni amici, e loro comunque si emozionavano per ciò che ho vissuto. E di punto in bianco mi hanno praticamente detto: ma perché non scrivi un libro? Ho detto: boh, c'ho 21 anni, non me la sento. Però pian piano comunque mi hanno spiegato che non era la questione di scrivere un libro, ma era più la questione di dover lanciare un messaggio e magari poter dare un esempio a persone in difficoltà che si sono trovate nella mia stessa situazione. E loro ho detto: se il libro servirà a questo, io lo faccio, se serve per altro, no. A conclusione di questo 72esimo festival, cosa ti porterai dentro di questo Sanremo, di questa esperienza? I ricordi che mi porto dietro più belli di Sanremo, cioè comunque riprende un po' tutto, dal trucco al parrucco, al cibo, al backstage, ai ragazzi, al palco. Io quando vivo un'esperienza anche così importante come Sanremo cerco di prendermi tutto e di portarmelo a casa, di mettermelo nella valigia e di sfruttarlo magari in futuro. Per me è un'esperienza incredibile, spero di rifarla e veramente mi porto tutto, tutto, tutto. Grazie di cuore ad H7 per essere stato con noi, un abbraccio e ci ascoltiamo la tua perfetta così.